ogni mercoledì, giornata di udienza, noi raccogliamo le testimonianze di chi ha incontrato Papa Francesco. E grazie. Tra questi, Teddy Reno, buongiorno, buongiorno. Grazie. Bravi, bravi, bravi. Teddy. Basta. E mi raccomando, giudice severo. Teddy, allora, io la porto necessariamente a questi incontri che lei ha avuto con Papa Francesco, perché con Rita Pavone siete stati ricevuti in udienza privata e poi lei è andato anche a Piazza San Pietro a regalare qualcosa al Papa. Ci arriveremo. Sì, ma io le devo dire come è nata la cosa. E quello le voglio chiedere, come è nato tutto questo? La cosa è che Rita, noi abitiamo nella Svizzera italiana, io ero invece in Abruzzo per lavoro. Rita riceve una telefonata di una persona che si complimenta per l'ultimo lavoro che aveva visto su Sky, sul web, e credo che abbia detto anche il nome, Master, che è il nome della cosa, così si complimentava, e Rita, che un po' sbrigativa, dice la ringrazio molto, pensava che la cosa finisse lì. E poi Rita dice, e lei cosa fa di bello? e lui risponde, lavoro in Vaticano. Ah, ho capito. Senta, non è il caso di fare questi scherzi, era la vigilia del Natale 2015, non è di buon gusto. Perché Rita aveva capito, no, però la voce era quella, insomma, ecco, di Papa Francesco. Ecco. E a un certo punto dice, lei che fa in Vaticano? È il lavoro, ma mi chiamano Papa Francesco. Voi immaginate sta cosa. Dopodiché, parlando come stiamo parlando fra di noi adesso, dice, signora, qui lavoro dalla mattina alla sera, so che in gennaio sono tutto pieno di impegni, però magari in febbraio avrei tanto piacere di vedervi con tutta la famiglia. E qui Rita, che tremava già, tremava, ha detto volentieri. Puntualmente, dopo 10 giorni, arriva una lettera scritta da lui, che ci invitava. Era il 16 settembre, mi pare. Voi l'avete incontrato il 12 febbraio del 2014, giusto? Siete stati in Vaticano? Giusto? Sì, giusto. In udienza privata. 12 febbraio. Allora, noi entriamo alle 15.45 puntualmente. Rita, io e i due figli, uno è un noto giornalista della radio televisione svizzera, l'altro è un musicista rock. Entriamo e alle 16, non un secondo prima, un secondo dopo, arriva lui vestito di bianco. E i miei figli si genuflettono, lui così accenna come un abbraccio a Rita, e io faccio così. Poi il discorso, si parlava del più e del meno così. E a un certo punto io, che modestamente, quando lui aveva 15 anni, io avevo una canzone che ho già cantato prima in prova, che era un successone a Buenos Aires, la sua terra. Ce la fa sentire, Teddy. La canzone faceva Guardi, l'abbiamo messo lì il microfono, si figuri un po'. Allora, la canzone io la canto a braccio, certo. Qui non c'è né musica. Assolutamente. No, non lo dico per gli ascoltatori. Addormentarmi così, fra le tue braccia, mentre tu mi baci sempre più, addormentarmi così, col tuo respiro, labbra sulle labbra, e non svegliarmi più, bocca a bocca, cuore a cuore, eccetera, eccetera. Ed era una canzone nota a Papa Francesco. Sì, però, lui mi fa, cioè, si ricordava di questa canzone, e dice, però, qualcosa, se ricordo bene, Los Estadios de Football la cantavano di distinta maniera, la cantavano in un modo diverso, perché invece che bocca a bocca decían Boca Junior. No, è perché lei è la squadra, il Boca Junior. È un uomo incredibile. Voi eravate sì. E allora, quando si è parlato appunto di questa cosa qui, così mi veniva, mi scuso anche col Papa, mi veniva quasi a dargli del tu, perché uno di voi è il vero senso della parola. Capito, è una cosa pazzesca. Senta, Teddy, che voglio dire, lui vi conoscesse, che
fossero familiari, gli fossero familiari le vostre canzoni, lui l'aveva detto da subito, a volte vi aveva anche citati alcuni testi durante i suoi discorsi, durante le sue catechesi. Ma dica una cosa, quando lei si è trovato faccia a faccia con lui, e poi ha ripetuto la cosa, perché poi in Piazza San Pietro No, lui mi ha detto, nella prima udienza, mi ha detto, la prossima vez tendrà che cantarmi un tango argentino. Quindi la prossima volta mi deve cantare un tango argentino. Allora io ho composto insieme con una nota musicista, Pagni, ho fatto una canzone, e ho messo io le parole, credo che siano delle parole giuste, perché poi lui ha sentito la canzone, la trasmettono anche la Radio Vaticana. E guardate, noi abbiamo pure le immagini, Teddy, guardi qua, lei con una faccia proprio di bronzo che le appartiene, non contento, il 16 dicembre dell'anno dopo, un anno dopo esatto, è andato lì e gliel'ha voluta cantare. Alziamo un po' poi dopo ce la cena qui. Senti. Teddy, uno di noi è il titolo di questa canzone, sì, pensata per lui. Ma no, ma la cosa pazzesca è questa, che lui aveva fatto l'Angelus fino a mezzogiorno, il tutto avveniva alle mezzogiorno e 15, grosso modo, c'era l'orchestra che avevamo portato noi, c'erano dei bambini anche, e io mi accingevo a, dicevo pronto, pronto, come ho fatto faceva prima. Faceva la prova. Pronto, la prova così. Prova un po' più forte, un po' più meno. E a un certo punto, mentre sto per iniziare, vedo una cosa bianca che si avvicina così. Una cosa bianca. E mi volto ed era lui. Ed è rimasto vicino a me, proprio attaccato. Ma lo vediamo, l'ha sentita fino all'ultimo, la chiacchierata, le cose. Poi ha baciato i bambini che erano lì. Come fa uno di noi? Allora, la canzone è così, grosso modo. Il microfono è sempre lì, non l'abbiamo per lei. Ecco, allora, Papa Francesco è uno come noi, che quando parla ti dice buonasera, si stringe fra la folla che lo adora e bacia chi li vuole tanto bene. Papa Francesco che gira per le chiese, a tu per tu, coi preti e i parrocchiani, diffonde il verbo sacrosanto del Vangelo che parla di perdono e libertà. Poi il tango. Attenzione, questo è il passaggio proprio per lui. Io ho fatto il tango. Cantar, cantar, sognare una bella e nuova umanità senza gli intrighi e le borrie dei potenti, pieni di borria, di violenza e di tangenti. Cantar, cantar, sognare una nuova e bella umanità che faccia vivere felice tutto il mondo senza più povertà. Io mi alzo in piedi, scusatemi, guarda. No, né si afferma. È una standing ovation, abbiate pazienza. Grazie. Strepitoso, strepitoso. Teddy, ma le posso chiedere una cosa? No, le devo dire io una cosa. E racconti lei, forza. Rita, dica lei. E io devo star zitta, Rita, dica. Rita, sapete, una birba, no? Birba, bella parola. Allora, eravamo invitati alla televisione svizzera per vedere uno spettacolo nuovo ed eravamo in prima fila. Il pianista però era uno che aveva già lavorato con me così, ma io ero venuto come spettatore. Esatto, spettatore. Però a un certo momento il presentatore mi frega perché dice, abbiamo qui il nostro Ferruccio, che è il mio vero certo, nome. Certo. Abbiamo qui il nostro Ferruccio, non è che ci regalerebbe una canzone? Ah. E siccome il pianista lo conoscevo bene, io mi alzo e vado a cantare una canzone, che era My Way, la famosa canzone. E là sono gli Onizi. Teddy, mi scusi, io ce l'ho. Io mica mi faccio perdere questa occasione. Frank Sinatra, gli inizi, sentite. Sul finale, dunque, come fa il finale? Comincia, ma è lunga la canzone. E mi faccio un uomo un paio, una strofa. The end is here, and so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear, and I'll state my case of which I'm certain.
I lived a life that's full, traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, and he has not to say the things he truly feels, and not the want of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Senta, Teddy, stia a sentire una cosa. 1938, no, la porto al... No, devo dirle una cosa di Rita di quella sera. Però non va bene, tanto la sappiamo, la sappiamo un po'. Teddy, le posso dire? A casa ci stanno sommergendo di richieste, la vogliono sentir cantare. Ma io volevo vogliono che lei... è una cosa... me la diciamo dopo? Me la dice dopo? La no, porto a te, sia a sentire, ma se io le dico, perché lo dovete sapere, cioè Frank Sinatra, è quella la folgorazione che lei ha, quando inizia, io voglio sapere com'è arrivata, allora, a diventare Teddy Riley. Iniziata così, dica un po'. Quando avevo 16 anni e vivevo a Trieste, mio padre era un dirigente industriale, cattolico. La sua mamma era ebrea, cattolica. La mamma era ebrea, per le leggi razziali di Hitler e di Mussolini, il fatto che io fossi cattolico e battezzato non contava niente, perché ero figlio di un'ebrea, quindi il 50% del mio sangue era di mia madre. Arriva una telefonata a mio padre nell'ufficio dove lavorava, da un suo amico della questura, e dice: dovete scappare perché domani vengono ad arrestarvi per portare la mamma e forse anche me a Buchenwald o a Auschwitz, che erano i campi di concentramento dove sono morti milioni di ebrei. E allora noi in 7 ore siamo partiti, siamo andati in una tenuta agricola che mio papà già da 15 anni prima aveva affidato a un fattore, una tenuta agricola fra Ferrara e Ravenna, la località si chiama Codigoro, Baccolino, frazione di Codigoro, e lì non c'era pericolo di niente, perché c'era un bando in tutta Italia, l'Italia di Salò, perché ormai gli americani si erano fermati, erano sbarcati in Sicilia, si erano fermati sulla linea gotica, la chiamavano, cioè tra Firenze e Bologna, e non venivano mai a finire la guerra, diciamo. E allora c'erano dei bandi che dicevano, firmato dal feldmaresciallo Kesselring, comandante in capo di tutte le forze tedesche del Mediterraneo, che diceva, sembra una barzelletta, c'era scritto: chiunque sia trovato in flagrante ascoltazione della radio nemica, angloamericana, sarà fucilato sul posto. Pare incredibile, ma era scritto dappertutto in Italia del Nord. Io invece me ne fregavo, perché stavo in una tenuta agricola lontano da tutti, e sentivo alla radio nemica una voce che mi ha colpito, perché aveva un timbro particolare, ma poi faceva capire ogni parola, ogni sillaba. If I don't see her each day, I miss... Ah, perdono. È meraviglioso. If I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Che è stato il primo disco che aveva fatto Sinatra in onore della moglie Nancy. E niente, siccome Sinatra è diventato subito il mio idolo, stavo lì, ho imparato, il mio professore d'inglese. Ma vigilanti al massimo, professore d'inglese. Ce ne andiamo un minuto in pubblicità, Teddy. E poi pensate, da quell'inizio che cosa non è diventato quest'uomo. Pubblicità, no, veloce, ma... veloce, pubblicità. Torniamo subito. Il grande Teddy Reno ci accompagna verso l'udienza di Papa Francesco. Siamo partiti dagli incontri con il Papa per ripercorrere le tappe essenziali di questa carriera straordinaria. Teddy, partita non dico imitando, ma insomma una folgorazione per Frank Sinatra, che poi la porta a diventare protagonista indiscusso di almeno 30 anni di musica. C'era Teddy Reno che imperversava, sì, però, film, di tutto di più. Teddy, ho fatto soprattutto anche all'inizio il talent scout. Perché, quella è un'altra cosa bellissima. Perché credo di essere stato, non per parlarmi addosso, ma in effetti ero assessore al comune di Ariccia.
E Castelli Romani, lo diciamo per i non romani. Ero assessore al cultura e spettacolo e il sindaco viene un giorno e mi dice: a te dire, vedo di inventasse qualche cosa. Veda di inventarsi qualche cosa perché ci conoscono solo pa porchetta. Ah, ecco. La porchetta da Riccia. E allora io mi sono inventato questa festa degli sconosciuti che ha avuto un successo clamoroso, perché il primo anno, nel 1962, l'ha vinto una certa Rita Pavone. Una certa Rita Pavone. Poi, l'anno dopo quel ragazzo, Dino, se non ricordo, biondo così. E come no? Poi il terzo anno Shel Shapiro e Rox. Ecco, non so se mi spiego. Poi il quarto anno l'ha vinto il cabarettista Enrico Montesano. Scusa, ma possiamo dire che nel 68 è passato anche Baglioni? Dopo. Poi nel 66 Mal. Ha vinto Mal. E nel 68 ha vinto un ragazzo, bello, 18 anni, 18 anni. 17 o 18 anni, così. E io l'ho portato subito all'RCA, che era la casa discografica dove io lavoravo e dove io producevo poi personalmente quelli che portavo, e dico: guardate, io credo molto in questo ragazzo, così si fanno dei provini e uno dice: no, ma qui assomiglia a questo, quell'altro, eccetera. E io ho detto: guardate, mi permetto di insistere, credetemi. Allora mi è venuto in mente di lanciarlo in un modo particolare, siccome non c'era ancora una canzone fatta per lui, per questo ragazzo. E Rita debuttava all'Olympia di Parigi e mi è venuto in mente, dice: perché non scrivi una canzone per Rita, mettiamo il testo in francese e la canterà all'Olympia. E cos'è stato? Perché la canzone si chiamava La Suggestione. L'RCA francese aveva fatto fare da Pierre Delanoë, che era il più grande paroliere francese, la versione francese. È diventato Bonjour la France. Beh, un inno, eh? Quella persona come si chiamava, lo dica lei? Bonjour la France. Bonjour la France, tandis que s'en va mon taxi qui m'amène au hasard dans Paris. Bonjour la France, toccava un po' il sesto. Il senso della patria, l'amor patrio. Sciovinistico, certo. Allora, a un certo punto il disco esce in Francia, quindi questo ragazzo non aveva fatto nessun disco ancora in Italia. Teddy, senta una cosa, poiché sto quasi vedendo che mi sta arrivando Papa Francesco, diciamo il nome di quella persona. Ecco, allora, praticamente sono rimasto in contatto con lui per diverso tempo, è venuto a Parigi quando c'è stata la premiazione dopo i primi 400.000 dischi venduti e tutti quanti dicevano: Monsieur Baglioni, ma Monsieur Baglioni, c'è formidabile. E voglio dire, questa bellissima, deve anche a te di Reno questo senso dell'arte assoluta che ha quest'uomo, anche la possibilità che insomma Baglioni sia diventato quello che è diventato. Però se mi consente, gli vorrei dire a Claudio, ci conosciamo da tanti anni, mandami una cartolina Buon Natale qualche volta. Allora, io ringrazio Teddy Reno. È arrivato, è uscito Papa Francesco, in aula Paolo VI, lo vedo esattamente. Teddy, le possiamo strappare una promessa? Rita è tornata qui una seconda volta, lei deve fare altrettanto. E chissà che non venite insieme nei prossimi mesi, tutti e due. Benissimo. Teddy Reno, l'hanno osannata, l'hanno osannata, io la ringrazio. Ciao. Straordinario, veramente, grazie. Grazie a lei. Lasciamo la linea a Papa Francesco, poi torniamo dopo l'udienza. Grazie. Grazie.